Regà, quest'oggi nuovo episodio di Reddit senza green screen. Purtroppo vi ricordo che si è rotto. I migliori contributori avranno più ricompense. Ah, qua stiamo parlando del Mega Pig e vabbè, già si capisce che effettivamente già. Cioè, cos'è che succede? Praticamente, al di là del meme incredibile, abbiamo quello alla sinistra che è arrivato primo con 16 vittorie e quello alla destra trentesimo, quindi ultimo, e una vittoria. Certo, adesso qua può averlo photoshoppato un po' il bro, L'ultimo effettivamente ha trovato ricompense migliori. Un hypercharge che alla fine vale 5.000 monete, 1.000 crediti più una skin di stupido. Vabbè, per la roba prima un po' meno, a parte i punti energia, però la roba che conta davvero l'ha trovata quello che ha fatto sbocco. Ed è giusto. No, in realtà no. Procediamo con... cioè, nel senso, questa cosa, i due bro qua stanno bullizzando Ira, perché vedete che sono in un club clown freccia giù, clown freccia su, e appunto Ira lì nel centro. E io penso che la cosa sia voluta. Ok, allora, qua abbiamo uno schemetto interessante. Allora, il mega salvadanaio è la base. Vuoi maxare il mega pig? No. Quindi cattive ricompense e quindi sarai triste. Se invece vogliamo maxarlo, avrai tantissimi rari e super rari? Se la risposta è no, avrai cosmetici inutili e comunque brutte ricompense e niente oro e sarai triste. Se invece avremo molti rari e super rari, vabbè, saremmo tristi lo stesso alla fine della storia. Comunque, raga, secondo me qua molta gente un po' esigente, perché si tende a dar troppo peso a quando magari ti va male, però quando magari trovi dei brawler skin alla fine della fiera la fortuna gira, quindi non è che ogni volta si può trovare qualcosa di astrale, no? Attenzione, qua abbiamo una clip. Vabbè, proprio detto prima, fatto sta che è un leggendario quel drop. Vediamo un po' il bro cosa andrà a trovare. Beh, 1.000 crediti che comunque non gli serviranno a niente, per la fama, che comunque qualora un giorno dovesse tornare utile, magari sta fama lunare 3 ti darà qualcosa di astrale, che ne sa, tempo al tempo. Oh, procediamo con una place, vediamo un po'. Abbiamo una Shelly con la super pronta a tirare, ecco qua arriva il tiro incredibile, il Colt alleato con la super, no, va a rompere il muretto, lol. Cioè, questa qua comunque è una giocata che si fa, è un tips molto buono in football, ma non se è il compagno di squadra a rompere il muro nella propria porta, cose che possono capitare. Oh, ritorniamo qua con un bug molto content. Una roba del genere l'abbiamo vista però in partita, non nel menu. Brawl Stars verticale, Squeak è giusto un pelino grande. Poco poco però, eh. Oh, altro droppettino leggendario con la bellezza. Vedi, Popstar Janet, ogni tanto. E che fai, la butti. Che poi in realtà adesso i leggendari sono anche molto più corposi, perché vi ricordo che c'è stato un buff. Se non l'avete visto, andate a vedere questo video. La madonna, ma qua il bro ha trovato un po' di crediti. Sempre nel mega salvadanaio. Chissà perché poi te li divide e non sono tutti raggruppati in un unico oggetto. Vabbè, procediamo. Qua abbiamo un concept di questo brawler, Luniloni. Ricorda un po' Chester per il vestiario, però in un contesto un po' più creepy horror con sta stella, che comunque ci sta. Molto bello. Procediamo. Abbiamo una Blaze, c'è un Frank, una Shelly che arriva. Vabbè, con l'hypercharge, eccola. Vabbè, giustamente 14.000 HP shottato più o meno malamente. Bello sto disegno, Mandy e Chester. È qua il bro o la sorella, sa. Molto molto carino. Belli anche questi. Abbiamo un concept di due skin di Pocho, versione Jack Lantern e versione Reaper Mietitore, la morte insomma. Entrambe comunque tanta roba. Non capisco solo perché l'arma, la chitarra è uguale in entrambi i casi. Vabbè, ad ogni modo, versione Mietitore secondo me sarebbe veramente bello da avere in game. Andiamo avanti, altra place. Abbiamo un Strike. Sì, Strike su Brawl Stars. Vabbè, ovviamente Chuck che usa la super e fa il super corso astrale e le ammazza tutte e tre così. Molto soddisfacente. Ma cioè, nel senso, cos'è sta roba? Penso sia photoshoppato, perché qua il bro che ha trovato tutte le skin di Colt. Se è vero è devastante, ma direi che non è vero. O forse sì. Oh, ecco, però questo qua direi che è un signor Mega Pig. Skin di Doug, Bombardino e Lou. Molto buono. Procediamo. C'è una place memosa. Ok. Il colpo di... Ma che è? Sono un po' confuso. Ma scusami, questo qua è il colpo di Bell, giusto? Sì. Effettivamente qua prende la Jessie. Sarebbe dovuto andare addosso al Cordelius. Ma che è? Ma ragazzi, ma cioè, spiegatevi voi, perché giuro non ho capito che è successo qua. Altro drop leggendario qua del calendario contenutistico. Vediamo un po' il bro qua se trova qualcosa di interessante. Oh, un hypercharge, che fai, lo butti, alla fine va bene. Procediamo, siamo qua con una place. Abbiamo, vabbè, un Fang che fa piazza pulita a quanto pare. E dovrebbero far gol, ma qualcosa mi dice che, ecco, che cosa è successo qua, ragazzi.
niente. Procediamo, Altar Blaze, siamo su KO, credo che qua il focus sia sulla Mandy, che effettivamente è super tattica. Ok, ne fa fuori uno, altra super, sbadabumbete, altra super, sbadabambete, tutti fuori così, a posto. Molto buono. Oh, qua intanto abbiamo un altro droppettino leggendario, questo però non sappiamo da dove l'ha preso, e trova, beh, skin di Iris, molto carina questa tra l'altro. Molto, ah, era proprio un drop così a caso. Credo il terzo del giorno, infatti, tanta roba, bro. Altro mega salvadanaio, beh, anche questo non è male. Ha trovato due skin, una star power, 210 crediti, che male non fanno, soprattutto se uno non ha i brawler maxati. Vabbè, icona e il graffito, nulla di che. Però dai, niente male. Star power che vale comunque 2000 monete. Dai, non è andata male. Io amo i mega pig. Raro, 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 super raro, bull arrabbiato, raro. Però raga, come ho detto prima, quando sculate però valutate anche quello. Procediamo, abbiamo una place, non so perché, ma qua questa rosa non la vedo bene. Anche perché avversaria, pollice in giù. Eccola, è giusto, è dall'ultimo secondo. La prassi è chiara. Direi che torna tutto. A sto punto mi auguro che gli azzurri siano riusciti a vincere. Attenzione, ancora no. Situazione un po' particolare. L'energetic però riesce a prendere tutto, scappa. E a questo punto, dai, in teoria, sì, direi che sono riusciti a vincere. E GG. Pronto a non mettere il pollice in giù, Griff. Vediamo quest'altra place. Ecco, tutto libero. Tutti e tre i bro rossi sono lì. Però niente, come hanno fatto a non fare gol qua? Aiuto! Vediamo, forse qua c'è un'altra. Arriva Spike. Ole, Funk potrebbe pararla, ma evidentemente no, non, no. Si è complicato la vita per niente, ok. Qua abbiamo una combinazione di avatar devastante. Iris che sembra che abbia una pistola in mano. Molto bello. Qua abbiamo una skin di Colt che effettivamente non shotterei mai. Vediamo, altra blaze curiosa. È il primo contro Edgar. Ovviamente pollicazzi in giù a più non posso. Il bro tra l'altro si chiama Rax Shalil, molto simile al mio nome. Eccolo qua, arriva il push dell'Edgar. Bello il gadget del primo, molto buono. A sto punto potrebbe forse vincere. Ed effettivamente sì, ottimo gadget col pollicazzi in giù, chiaro. Altra blaze, direi che siamo nelle mappe della community. Questi due hanno 19 power up. E tu vorresti dirmi che con Maisie e basta riesci a vincere? Beh, Colt buttato giù senza problemi, è rimasto il Frank. Vabbè, e giustamente si usa super infinite. Però non ha la star power, quindi, anzi sì che ce l'ha. La vita dovrebbe essere dimezzata, boh, non ho visto bene. Però ha vinto così tanta roba e non ha messo il pollicazzo, wow. Anche se poi, vabbè, questa qua è la mappa della community. Però procediamo con questa roba. Ah, è un concept di una skin di Surge. Pecca, devastante. Che giustamente si deve anche potenziare con la super. Bello, regà. Fatto bene. Pecca, devastante. Mi piace, mi piace. Bello anche come l'ha animato. Molto, molto bello. Qua, ragazzi, abbiamo, non so se l'avete vista, la nascita di Spike tramite le telecamere. In realtà ci devo ancora andare a fare un video su sta roba. Praticamente, beh, per chi non l'avesse ancora capito, tramite queste gemme i brawler sono effettivamente diventati brawler. Qua quindi c'era questo cactus che, entrando in contatto con la gemma, ha preso vita e appunto è diventato quello che è Spike. Qua si vede che fuoriesce dal terreno, Colt lo spara e crea gli occhi e lui si va a strappare quello che è la bocca e, insomma, questo è. O almeno credo che gli occhi siano i proiettili di Colt, non ne sono sicuro. Però no, in realtà sì, vedete che qua arriva proprio il colpo, tac e tac. Comunque vabbè, a breve arriverà un video in cui andiamo a vedere bene nel dettaglio tutta la questione anche con gli altri brawler. Ah, tra l'altro regà, mi sa il giorno prima, due giorni prima, si vede come è possibile che la gemma sia arrivata a Spike. Perché vedete, qua stiamo vedendo Jackie che va in giro per la mappa di un po' tutto e distruggendo tutto effettivamente andrà vicino a un cactus. Adesso ci dovremmo arrivare in quel eccolo qua. Questo qua è il punto in cui effettivamente Spike prenderà vita, come abbiamo visto poco fa, perché c'era la gemma davanti a lui, no? Ora, perché Jackie stesse saltellando così in questo momento non lo so, lì come detto andrebbe un po' vista bene la storyline, che appunto vedremo bene in un video dettagliato a breve. Oh, qua intanto abbiamo un altro droppettino leggendario al giorno 25. Lo va a aprire e beh mica male, eh? Questa è una skin epica, mi sembra, quindi molto buona. Qua abbiamo una schermata che, cioè, nel senso, si è un po' rotta. Effettivamente, ragazzi, il mio gioco si è rotto, scrive il bro. Sono d'accordo, amico mio, che è successo qua? Oddio, qua penso che ci sia uno dei migliori concept della storia a livello di comodità, soprattutto ora con tutti i brawler che ci sono, che arriveranno ancora. Vabbè, a parte suddividere per rarità, questo non è fondamentale. Alla fine, se già metti per rarità, sai che dai rari, super rari, eccetera, eccetera. Però qua vedo un Surge Brawler. Cioè, andare a scrivere il nome del brawler, quanto è comodo. Vi giuro che a volte, se avete il dubbio della rarità e tutto,
andarlo a cercare direttamente è una cosa incredibile. Ma a parte questo, andando avanti, beh, niente, solita roba, cerca il brawler qua. E poi alla fine abbiamo, ah beh, altri filtri. Vabbè, sì, adesso un po' too much qua. Beh, quello per la maestria ci può anche stare, però effettivamente così forse è un po' estremizzata la cosa. Va bene, raga, per questo episodio direi che possa essere tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando, un bel like, iscrizione, scambarellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.